There are many instances of explanations of karma in the KC files. One example, a college professor who had been born totally blind heard about KC on a radio program called Miracles of the Mind. He applied for a physical reading and experienced conspicuous improvement in health and vision by following its instructions, which included osteopathic adjustments, electrical treatments, and a change of diet. Within 3 months, he had achieved 10% vision in his left eye, which had been considered hopeless by eye specialists. The professor's life reading outlined 4 previous incarnations, one in America during the Civil War period, one in France during the Crusades, one in Persia about 1,000 years BC, and one in Atlantis just before its final submergence. It was in Persia that he had set in motion the spiritual law which resulted in his blindness in the present. He had been a member of a barbaric tribe whose custom was to blind its enemies with red-hot irons, and it had been his office to do the blinding. Nelle cartelle di Edgar Cayce si rintracciano molti casi di karma d'espiazione. Un professore di college cieco dalla nascita, per esempio, aveva sentito parlare di KC in un programma radiofonico chiamato Miracoli della Mente. Fece richiesta di una lettura fisica e, dopo aver seguito le istruzioni di quest'ultima, che includevano correzioni omeopatiche, trattamenti elettrici e un cambio di dieta, riscontrò un notevole miglioramento di salute della vista. In campo a 3 mesi il professore aveva riottenuto il 10% di vista all'occhio sinistro, che invece era stato considerato perduto dagli specialisti. La lettura della vita del professore metteva in evidenza 4 incarnazioni precedenti, una in America nel periodo della guerra civile, una in Francia durante le crociate, una in Persia intorno all'anno 1000 a.C. e una in Atlantide, poco prima che sprofondasse nelle acque dell'oceano. Fu in Persia che egli mise in moto la legge karmica che gli procurò la cecità nella vita presente. Era stato un membro di una crudele tribù solita accecare i suoi nemici con ferri roventi, ed egli aveva il compito di procedere all'accecamento.